Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questa nuova avventura di pesca. Oggi ci troviamo lungo le sponde di questo fiume e l'obiettivo è la spigola che cercheremo di insidiare con le esche artificiali. L'avventura di oggi ci vedrà accompagnati all'amico Frank su uno scafo davvero particolare. Venite con noi in questa avventura e speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Siamo a bordo del nostro maxi scafo di oggi, questo barchino davvero interessante lo useremo per farci questa pescata qui nel Volturno di oggi. E siamo insieme all'amico Frank che sta per venire. Vediamo come andrà questa battuta di pesca. Allora, due battute su quella che è la sessione di pesca di oggi, no Frank? Allora, a salire ci facciamo un po' di trainetta lenta con qualche crank, sì, sfruttando il motore, mentre in discesa ci facciamo un po' di spinning a scarroccio. Mi sta bene. Mettiamo in moto il motore. Allora, stiamo facendo un po' di cambio di esche artificiali, di spot, e in questa parte della battuta proviamo a spinning facendoci accompagnare un po' dalla direzione del vento, quindi a scarroccio anche in corrente. Per questa battuta ho selezionato alcune esche artificiali, black minnow, siliconici, ma anche qualche crank. In questa parte che lanciamo a spinning sto innescando qualche black minnow, questo da 3,5. Vediamo di insidiare qualche spigola. No Frank, la tua esperienza in questo spot, in questi habitat, che cosa ti dice? Le esche che possiamo preferire, quali sono? Siliconiche. Esche in gomma, quindi. La sorpresa è dietro l'angolo.
Però ci sono diversi modi di interpretare la nostra battuta di pesca, no? Come stavamo dicendo anche prima. C'è chi predilige una pesca più itinerante, si sposta in continuo, sia come zone di pesca ma anche come situazione di pesca all'interno del fiume, quindi più verso il centro del fiume, più verso la sponda. E poi invece ci sono altre categorie, tipologie di pescatori, no Frank? Che sono quelle che si scelgono lo spot e insistono in quella zona, perché come mi dicevi, i pesci hanno la coda e quindi si spostano di continuo, e quindi una volta che tu hai individuato con la tua esperienza quelli che sono gli spot migliori, sono loro che vengono da te, no? Quindi... In certo senso sì, bellissimo. E ci godiamo questo tramonto, Frank. Scegli quelli che per te sono i migliori posti e insisti su quelli, sì. La ricerca la fai all'inizio. Poi dopo hai le tue conferme e devi insistere. Se non insiste, se non l'hai, invece. Sì, perché come mi dicevi tu anche, diciamo che ogni pescata fa anche storia a sé. L'esperienza pregressa fatta in alcune uscite può essere utile, sì, ma può essere totalmente differente dall'uscita. Che... devastante, perché ti indirizza a fare qualcosa che magari in quel giorno è sbagliato. Per questo uno non fa mai la stessa cosa, insiste provando cose diverse, poi becca la situazione giusta e insiste su quella situazione, ma cambierà, il giorno dopo dovranno passare altre 3-4 ore, dovrai fare dei lanci, dovrai vedere la situazione perché sarà cambiata, la corrente, e quindi dovrai riniziare dal capo, riscoprire lo spot. Altra informazione, no? Magari a chi da poco si sta approcciando o vorrebbe approcciare alla ricerca della spigola interno fiume con le esche artificiali. E altre condizioni importanti potrebbero essere la marea, la colorazione dell'acqua, l'avvento nei giorni precedenti di piogge. No, Frank, quali sono altri fattori che secondo te sono determinanti, oltre l'orario della giornata, a seconda delle stagioni? Perché tu mi insegnerai, in alcune stagioni, soprattutto l'estate, sì, è più proficuo pescare nelle ore, diciamo, notturne, anche se ogni pescata fa storia a sé, l'abbiamo detto anche. Sì, ma assolutamente. Quali sono un po' i fattori? La marea, l'alta marea, la bassa marea, quali sono le colorazioni dell'acqua? Sono sempre le stesse indicazioni, ovvero nei cambi di marea e nei cambi di luce, ma io personalmente, in base alla mia esperienza in questo posto, prediligo la notte, sia d'inverno che d'estate, anche e per via di questa cosa, poiché ho fatto nel corso del tempo tante catture di notte, poiché uscivo solo di notte, amante della notte, quindi preferivo la notte, ho fatto tante catture e credevo solo nella notte. Quando poi ho preso il kayak e la notte avevo paura di uscire col kayak da solo e ci sono venuto di pomeriggio e ho fatto una spigola più o meno 100 metri più avanti, 3 kg alle 3 del pomeriggio sotto al sole, io mi meravigliai, ma e quindi poi rivaluti tutto quello che avevi pensato. Quindi non è mai una certezza, bisogna insistere. Sì, anche perché poi la ricerca di questo predatore, che è molto lunatico, segue delle regole comportamentali uniche nel suo genere, e quindi ecco, c'è da perdere la testa, e ogni buon spigolaro sa bene che andare dietro alle spigole, come diciamo a Napoli, no? Ci perdo su una fantasia, però le soddisfazioni arrivano grazie alla tenacia, all'insistenza che il pescatore può
può metterci ecco del suo e riuscire a raggiungere i suoi obiettivi. Io credo solo che bisogna fare esperienza chiaramente, ma con il tempo che passi in pesca, pure solo venire, vedi, io è più il tempo che guardo chiacchiere e mi guardo intorno che quello che pesco, perché comunque ogni volta che vieni il mare ci insegna qualcosa e quindi o lancio o fermo impari qualcosa. Tipo adesso mi sorge il dubbio che non sia una giornata perfetta, proficua, però dobbiamo ancora aspettare che scenda il sole, perché io sono speranzoso dei tuoi spot nostro, ma spot magici tra poco. Va bene, ci rilassiamo aspettando un po' il tramonto. Sì, rilassatissimi. E poi cercheremo il blitz al calasole. Arriverà. Dai. Allora Frank, ce l'abbiamo fatta? La prima spigoletta è uscita e come volevamo dimostrare, il tramonto ha pagato. Facciamo vedere questo bellissimo pesce sull'esca in gomma Black Minnow. Vero? Facci vedere un po' questo pescetto, dai. Bellissimo pesce, grande Frank. Rilasciamo. E per suggellare questa nostra uscita sportiva, di pesca sportiva, procediamo con un bel rilascio. Dai Frank. Frank, a quest'ora viene un po' di languorino, no? La stanchezza inizia a farsi sentire, però facciamo una ricarica a batterie con una bella merendina. Torniamo subito. E facciamo un po' di carica. Facciamo un cambio di esca. Cari amici, siamo giunti alle fasi conclusive di questo video. Che dire, ci abbiamo provato, ci abbiamo messo del nostro, per fortuna qualche pescetto è uscito e siamo stati bravi e fortunati. Grazie a Frank per la sua disponibilità, è davvero un pescatore esperto in questo spot da cui si può apprendere tanto e sicuramente sarà il mio amico di tante avventure ancora di pesca qui. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo. Come sempre, lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!